Ho raccontato la storia della ditta Laverda alle mie figlie per far capire loro come sia stato possibile che persone semplici, legate alla terra, grazie al loro ingegno, abbiano reso il nostro paese un'eccellenza mondiale nella meccanica e nella tecnologia. In questo particolare momento storico, credo che ci sia bisogno di trasmettere alle generazioni future dei sentimenti di moralità e sensibilità, che si apprendono anche dal passato e da tanti uomini comuni che hanno fatto storia. Proprio come Pietro Laverda e la sua famiglia. Credo che sia una storia che merita di essere conosciuta e ricordata. A mio avviso, Laverda non è solamente un marchio sinonimo di qualità, ma è una parte di storia del nostro paese, delle nostre famiglie e dei nostri ricordi. Pensiamo a tutte le persone che lavorando in questa azienda hanno potuto far fronte alle esigenze delle proprie famiglie, progettando, costruendo e assemblando queste opere di tecnologia. Pensiamo a chi ha realizzato il sogno di acquistare una di queste macchine, migliorando la propria vita nei campi. Non dimenticherò mai la prima volta che salii su una mietitrebbia, una M84 guidata da mio padre. Avevo circa 5 anni. Vedendola da bambino, questa macchina mi sembrava talmente imponente. Guidava mio padre e le sue raccomandazioni di quanto potesse essere pericoloso mi impressionarono. Ma questo non condizionò la mia passione per queste macchine e quando poi arrivò la prima auto livellante ed ero più grandicello, lasciò a voi immaginare. L'azienda agricola era dei miei nonni. Lavoravano nell'ambito della produzione di parmigiano reggiano. Oggi facciamo cereali bio per biscotti e panificazione e grano duro per pasta. Ma il mio sogno sarebbe quello di mettere in azienda un molino a pietra per produrre la farina già pronta. Io ho un'officina meccanica che si occupa di tornitura e fresatura. Ma una parte di cuore è rimasta fedele alle mie origini agricole e nel mio tempo libero amo dedicarmi all'azienda di famiglia. In questi momenti provo un senso di libertà e spensieratezza. Il mio legame con l'agricoltura è forte, come è forte il senso di riconoscenza che sento nei confronti dei miei nonni. Desidero dare continuità ai loro progetti e a quello che mi hanno tramandato. Quando riesco a far germogliare un seme, cresce dentro di me un grande orgoglio, un sentimento che mi accomuna a tante altre persone che si dedicano all'agricoltura con passione e serietà. Le iniziative della Biblioteca La Vigna in merito all'archivio Laverda mi fanno pensare che attraverso una grande impresa culturale come questa si possa rivalutare anche il mondo agricolo. È per questo che apprezzo moltissimo questo progetto e spero vivamente che tanti altri, come ho fatto io, siano disponibili a fare una donazione. Insieme per una grande impresa.